Ciao ragazzi, di nuovo insieme. Allora, oggi nell'argomento dell'approfondimento del Modern Electric Bass siamo arrivati alla scala esatonale, la scala a toni interi. Quindi siamo intorno al minuto 20 e qualcosa, o giù di lì del video, e Giacomo fa questo. Faccio un po' più lentamente di lui. Più o meno una cosa del genere. Allora, cosa sta succedendo? Giacomo mostra ancora una volta degli esercizi tecnici per la coordinazione, coordinazione tra mano destra e mano sinistra, e lo fa questa volta utilizzando una scala un po' particolare, che è la scala esatonale. Il pattern che usa, quindi la classica formula che si ripete, che utilizza, è simile all'esercizio che abbiamo visto in precedenza, ad esempio, sulla scala maggiore. Quindi di quattro note, diciamo gruppi di quattro note, però sulla scala esatonale. Quindi un piccolo accenno su cos'è la scala esatonale, ne ho già parlato comunque nel mio corso di armonia, quindi ho approfondito un po' meglio l'argomento in quell'occasione. Comunque si tratta di una scala appunto toni interi, poiché tutte le note che la compongono distano un tono l'una dall'altra. Quindi la prima cosa che si nota è appunto esatonale, composta da sei note invece che le classiche sette delle scale più comuni, e ci sono molteplici aspetti, molteplici considerazioni che andrebbero fatte su questa scala, sul suo utilizzo nella composizione, nell'improvvisazione. Giacomo qui la utilizza appunto prettamente per un discorso tecnico, quindi è un'ottima scala da fare sul basso perché, essendo appunto formata da intervalli molto ampi, quindi tutte note distanti un tono, sul basso ci costringe comunque a un notevole sforzo di teggiatura, quindi di mano sinistra, e quindi un'ottima scala anche per lo studio. Diciamo, ripeto, prettamente tecnico. Quindi ci sono due scale esatonali chiamate, ognuno poi le chiama a modo suo, comunque io le chiamo la scala esatonale di Si e la scala esatonale di Do, perché se ci fate caso la scala di Do diesis, esatonale di Do diesis, è identica a quella di Si, quindi non ha senso chiamare non ha senso identificare con una nuova scala di Do diesis, quando è esattamente identica a quella di Si, poiché appunto tutti gli intervalli rimangono uguali, quindi ce ne sono due. La scala di Do esatonale, ad esempio, Do, Re, Mi, Fa diesis, Sol diesis, La diesis e Do, è identica a quella di Re esatonale, di Mi esatonale, di Fa diesis esatonale, Sol diesis esatonale, La diesis esatonale. Detto questo, poi si potrebbe andare un po' più nello specifico, quindi appunto le composizioni, detta anche scala Debussy, perché sicuramente non era stato il primo, è stato forse l'autore classico, diciamo, che ne ha fatto un utilizzo più enorme. Basta comunque ascoltare, ad esempio, i film della Disney, perché è una scala molto particolare e gli accordi che si formano hanno un suono molto particolare che si prestano a determinate situazioni, a determinati momenti musicali, nel senso di dove c'è bisogno di un'atmosfera un po' mistica, surreale.
già la prima cosa che mi viene in mente da questo effetto. E poi c'è questa, appunto, caratteristica che non c'è una tonica ben definita, quindi si può andare a dritto all'infinito. Non si trova mai quella nota che ci fa sentire, diciamo, arrivati, quindi alla tonica. Lasciando perdere tutti questi discorsi, vi dico solo dove io personalmente la utilizzo poco. Non è tra le mie scale preferite, in quanto non sono mai riuscito a farla mia, nel senso, trovare degli spunti musicali decenti con questa scala. Però, per esempio, viene utilizzata spesso, soprattutto nel jazz, nell'improvvisazione jazz, sugli accordi di dominante, di settima. Quindi facciamo fa settima, ad esempio. Se ci suonate la scala esatonale, quindi di fa, che è uguale, ripeto, a quella di sol, di la, di si, si andrà out, perché suonerà la tonica, la seconda maggiore, la terza maggiore, fin qui ok. Poi abbiamo già la quarta aumentata, la quinta aumentata e la settima minore, ok. Quindi avrà una sonorità molto particolare, appunto, oppure sugli accordi alterati, quindi di settima, però con varie alterazioni, eccetera, eccetera. Tornando a Giacomo, si può prendere, come sempre, molti spunti da questo esercizio. Uno di questi è, la prima cosa che mi è venuta in mente è continuare l'esercizio, diciamo all'infinito, ovvero faccio lentamente. Lui parte da Si, quindi fa Si, La, Sol, Fa, Si, La, Sol, Fa, La, Sol, Fa, Mi bemolle, Sol, Fa, Mi bemolle, Re bemolle, Fa, Mi bemolle, Re bemolle, Si, eccetera. Quindi fondamentalmente fa gruppi di quattro note sulla scala esatonale, appunto, di Si, di Do diesis o Re bemolle. In questi casi è paradossale distinguere Re bemolle, Do diesis, eccetera. Quindi possiamo, ad esempio, fare come ha fatto lui, quindi faccio lentamente. Cosa ho fatto? Posso andare ancora avanti? Praticamente ogni volta che risalivo poi partivo dal tono sotto, quindi sono partito prima dal Si, ho fatto tutti i parti. Arrivo alla seconda nota della scala, riparto. E poi scendo da il tono sotto, quindi in questo caso là, e faccio la stessa cosa. Poi risalgo e poi parto da Sol, poi da Fa, finché poi la difficoltà aumenta ancora di più, perché, come sapete, più vado nel range basso, più i tasti sono larghi, e quindi l'estensione della mano
cioè servirà un'estensione ancora più elevata. Quindi questo è uno spunto. Oppure scendere da Si. Risalire a quella di Do, poi riscendere magari da La. E risalire dal Si bemolle. Oppure cambiare tipo di pattern, invece di vedere gruppo di 4, gruppo di 5. Pure a terzina, ad esempio. Insomma, come sempre, anche successioni di terze. Cambiando diteggiature. Può sperimentare magari mettendo una semplice base, appunto qualcosa di musicale, ora faccio proprio una cosa a volo. Fa settima. Provare, ad esempio, prima la scala di Fa misoliga. Sarebbe la sua per eccellenza. Poi provarci questa scala esatonale, quindi di Fa, di Sol, di La, uguale. Alternarle e andare un po' fuori, un po' in. Ovviamente, come avevo premesso, non è la mia scala preferita, quindi adoro le composizioni di Debussy, ma di certo non sono io capace di utilizzarla per comporre, né tantomeno per improvvisare. Però
ad esempio, potrebbe essere il vostro caso invece. Quindi, anche questa volta abbiamo preso spunto da un semplice, per modo di dire, esercizio per poi provare a fare qualcosa sia di musicale che a creare qualche altro esercizio di nostra inventiva, diciamo, che è sempre quello che voglio cercare di trasmettere con questo approfondimento su Giacomo, su Modern Electric Bass. Quindi, ragazzi, ci vediamo qua alla prossima puntata che, se non sbaglio, riguarda ancora i patterns. E vi saluto e vi faccio ancora tanti auguri di buon anno.